Anche questo mese di febbraio, nei primi giorni, propone delle festività interessanti dal punto di vista anche popolare. C'è la cosiddetta il 2 febbraio festa della Candelora, poi c'è la festa in onore di San Biagio e di due sante, di Sant'Agata e di Santa Apollonia. Beh, non sto qui adesso a presentare queste sante, però dirò una cosa. Innanzitutto la Candelora, così chiamata, noi chiamiamo le candele, ma in sé la festa della presentazione di Gesù al Tempio, il momento in cui, secondo il Vangelo di Luca, Giuseppe e Maria portarono Gesù al Tempio di Gerusalemme per presentarlo a Dio 40 giorni dopo la sua nascita. E in quell'occasione Simeone il vecchio, non anziano, capisce che Gesù era l'atteso Messia, lo definisce, questa è la cosa interessante, queste parole, luce per illuminare le genti, da quelle parole, da queste parole luce, e poi è venuta la tradizionale, no, cerimonia di benedizione delle candele, simboli della luce e dell'uscita dalle tenebre, che ancora oggi ha luogo nelle chiese d'Italia e in altre parti del mondo. Mentre il giorno successivo, dedicato alla memoria di San Biagio di Sebaste, quelle candele sono protagoniste di un altro rituale. La benedizione dalla gola con le stesse candele viene detta il giorno prima per ricordare il santo che, secondo la leggenda, salvò un bambino dal soffocamento usando proprio una candela. Poi abbiamo, ripeto, due sante, no? Questa di Sant'Agata e la festa di Apollonia, Santa Apollonia. Pensate, sono due vergini, no, beh, ragazze, che nei primi tempi della Chiesa sono state martirizzate, quindi due vergini, martiri, non dimentichiamo, è martiri, martiri. Allora, che cosa è successo? È chiaro che poi col tempo ci si è attaccati un po' alla parte esterna, esteriore, diciamo carnale, no? Ecco, e così la candelora, vabbè, ha preso sopravvento le candele, vabbè, che hanno anche un loro simbologia. Io, per esempio, sono sempre stato contrario alle candele cosiddette elettriche, no? Anche nella chiesa dove ero, no? Nella parrocchia dove ero, preferivo, anzi avevo messo da parte, no? Ecco, così, candelabri, diciamo, no? Elettrici, e invece preferivo le candele. Candele, hanno il loro simbolo, si consumano, no? Eccetera, eccetera, e fanno pensare poi la luce è viva. E poi soprattutto le feste di Sant'Agata e di Santa Apollonia, che hanno assunto soprattutto oggi un significato, diciamo, peggio che profano, pagano. E allora le donne, no, Sant'Agata, si trovano, mangiano insieme a mezzogiorno. E anche un aspetto, ma che bello, io sono mai stato contrario all'aspetto anche sociale, comunitario di queste feste, no? Insomma, escono un po' di casa, sempre quella vita così, no? In famiglia, e ogni tanto avere anche questi momenti di socializzazione, anzi, sono anche importanti, quindi io non nego questo aspetto, ma quello che voglio sottolineare è che è rimasto solo questo aspetto, Sant'Agata, martire, pensiamo ai primi tempi della Chiesa, no? Ecco, chi ha avuto il coraggio di combattere, no? Un potente che la voleva, no? Ecco, che la desiderava, che voleva impossessarsi di lei. Poi oggi parliamo tanto, no? Del rispetto della donna. E vabbè, e poi mi ricordo che, vabbè, anche in questa festa le donne uscivano, andavano anche a vedere gli spogliarelli, e vabbè, degradazione della donna, lasciamo perdere. E se andiamo a Polonia, e qui, no,
che poi a queste feste, insomma, si aggiungevano certe tradizioni, diciamo, culinarie che riguardavano il cibo, no? Ecco, allora c'è il raviolo dolce, oppure c'è questo aspetto, poi ci sono i panini, eccetera, eccetera. Ora, ma io non nego anche la bellezza, il valore, diciamo così, di un aspetto, insomma, anche che riguarda l'esteriorità, eccetera. Ma il problema che io contesto è che di queste feste non è rimasto niente dal punto di vista religioso. E ricordo ancora, lo ripeto, noi ricordiamo sante martiri che hanno dato la loro vita per dei valori, per rispettare se stesse, la propria dignità di donna, no? E noi riduciamo tutto a un panino, a un dolce, no? E poi lì, vabbè. Io ho contestato anche, contesto tuttora, queste, no, locandine per propagandare, no, il fatto che la gente deve venire a comprare, perché poi tutto lì il problema, no? Si fanno dolci, si comprano, si vendono, e così poi la parrocchia ha un certo introito e va per le loro finalità. Anche se faccio una locandina soltanto per questo aspetto e mi sta bene, ma quando si fa un miscuglio, no, si mette su un programma religioso in piccolissimo, quasi invisibile, per dire vabbè, dai, insomma, per salvare la faccia, no? E poi in grande come una casa, un palazzo, no? Ecco il titolo: raviolo dolce. E cavoli, qualcosa non funziona. Facciamo soltanto un manifesto, no? Per pubblicizzare la vendita del raviolo dolce. E va bene, chiuso il discorso, anche se poi rimane sempre il problema, no? Ma questo miscoglio, questo salvare la faccia, c'è una festa, no? Ecco, anch'io dovevo stare attento, perché anche le locandine, lo dico sempre, lanciano un messaggio e poi questo messaggio entra, no? E toglie il valore ad altri valori, no? Importanti. C'è una festa religiosa che il 15 di agosto è la festa dell'Assunta, no? E ma se io dico, faccio locandine, metto in evidenza soltanto l'aspetto esteriore, no? Festività, i balli e le mangiate e le cene e questo, il banco di beneficenza e la lotteria, tutte cose anche belle di per sé, perché fanno parte di un discorso anche di festività. Ma è lì. Ma qualcuno dice: ma la Madonna dov'è? Ma la festività nel suo aspetto religioso dov'è? Niente, si sta perdendo tutto. Io chiedo, ricordiamo, e lo ripeto mille volte, santi e sante, no? Che hanno dato la loro vita, e questo è il modello. E oggi abbiamo bisogno di questi modelli, di queste figure. Viviamo in un momento in cui, dove sono i modelli? Ah, certo, i modelli ci sono, ma quali? Questa qui, quella là? Perché fa questo, fa quello, perché si è imposto e perché fa fortuna, perché fa soldi, perché ha le ville e perché ha tutto. Poi tutto crolla miseramente. Gli imperi che sono crollati, ma io dico certe volte, ma è crollato l'impero romano, faccio l'esempio, per non parlare degli imperi assiro-babilonesi, eccetera, eccetera, no? E gli assiri. Tutto è crollato, è crollato anche Hitler, no? È crollato Mussolini, crollato anche Berlusconi, no? Tutto. E noi siamo qui ancora aggrappati a questi idoli, no? A queste figure insulse che si credono il Dio onnipotente o la divinità onnipotente, o la Dea onnipotente, il delirio di un'onnipotenza. Ecco, e poi tutto finisce in mangiate.
tutto finisce così, per forza, la cultura. La parola cultura, no, meriterebbe un discorso veramente, cultura e intelligenza, anzitutto. Ah, è culto perché sa tante cose e magari non è intelligente, perché è una infarinatura culturale. Ora anche le feste, anche queste commemorazioni di santi devono dare un qualche cosa di diverso, soprattutto in momenti come il nostro in cui sembra che tutto, no, che tutto sia svanito nel nulla, i valori, gli ideali, no? E si parla di giustizia, si parla di verità, ma in che senso? In che senso? Sempre i diritti, sempre i diritti, ma i doveri, l'essere dov'è? No. Ecco, quando qualcuno parla di essere uno, cosa vuol dire? Perché ormai si è perso tutto, all'avere, l'avere, a possedere, amor sui, no? Dicevano i mistici, i grandi mistici medievali, amor sui, l'amore di se stesso, appropriarsi di cose, di beni, no? Questo ego, l'ego che si è messo sul trono, poi pensiamo al Magnificat, no? La stessa Madonna che dice: saranno rovesciati i potenti dai troni, saranno innalzati gli umili.